Ciao a tutti, ben trovati sul canale. Io sono Denise e oggi in questo video voglio provare insieme a voi un bel po' di prodotti nuovi che mi sono arrivati e voglio testarli in diretta insieme a voi. Non ho ancora provato assolutamente niente per conto mio dietro le quinte, tutte le reazioni che avrò saranno in diretta. Ieri mi è arrivato un ordine che ho fatto su Sephora e con l'ordine mi sono arrivati tutta una serie di campioncini molto interessanti che utilizzerò oggi per realizzare insieme questa full face. In particolare andremo a vedere quanto è performante il fondotinta di Charlotte Tilbury. Questo è l'Airbrush Flawless Foundation che desideravo da tantissimo tempo, ho aspettato di avere degli sconti e non ho esitato ad acquistare appena avuto l'opportunità. Con l'ordine mi è arrivato anche un campioncino della Charlotte's Magic Cream. Sono molto curiosa di provare anche questa insieme a voi. E proveremo insieme la palette The Super Nudes di Charlotte Tilbury, che anche questa è la mia mega zona di comfort. Desideravo da una vita e sono veramente molto felice di poterla provare insieme a voi finalmente. Mi hanno inviato anche campioncini vari ed eventuali di Rare Beauty, del fondotinta e del blushing crema. Insomma, andiamo a realizzare questa full face, proviamo tutto quanto quello che ci è arrivato, andiamo un pochino random, navigando a vista e vediamo un pochino insieme dove si va. Ogni volta che arrivo a questo punto del video mi torna in mente quella persona che mi disse: "Ma tu non ti vergogni a farti vedere online, con la faccia struccata, così partendo da zero?" No, penso che la mia faccia sia l'ultimo dei problemi del web. Cominciamo, partendo da una buona base. E con l'ordine, con l'acquisto che ho fatto, sono stata omaggiata di un campioncino della Charlotte's Magic Cream. Questa pare essere una crema magica, miracolosa, che aumenta l'idratazione della pelle istantaneamente del 200.000%. Non l'ho ancora provata, la proviamo insieme per la prima volta. Questa è la consistenza, mi ricorda moltissimo la crema Nivea, a vederla così di primo impatto. Ne metto su fronte, guance, mento. Allora, non è soda, difficile da lavorare come quella della Nivea, è molto morbida, si stende benissimo, è molto piacevole sulla pelle, si sente questo booster immediato di idratazione istantanea e si scioglie all'istante con il calore della pelle. Se divento viola è tutto regolare. Intanto che si setta e si asciuga la crema, proseguiamo con il fondotinta di Charlotte Tilbury. Questo è l'Airbrush Flawless Foundation. Fondotinta a lunghissima tenuta, c'è scritto che resta giorno e notte. Ad effetto matte, copertura medio-alta. Allora, l'argomento fondotinta è molto ostico per me perché io anni fa avevo trovato il mio fondotinta della vita, che era di Dior, lo Star. Aveva una coprenza medio-alta, aveva comunque un effetto abbastanza glow, abbastanza luminoso, era a lunga tenuta e veniva da Dio in foto e in video. Era perfetto per me, per la mia pelle. Purtroppo un giorno, anni fa, è andato fuori produzione, non esiste più. Ho continuato a provare altri fondotinta, ma purtroppo nessuno per me è mai stato al suo pari. Questo mi stuzzicava come un potenziale sostituto dello Star e vediamo un po' insieme. Allora andiamo adagio perché lo voglio prima conoscere e capire quanto è modulabile e lo applico con una spugnetta umida. Allora, la base sta spallinando, io non so se si riesce a percepire dal video,
ma la base sta spallinando e non penso che sia il fondotinta. Ho paura che sia la Magic Cream e o ne ho messa troppa o ha fatto reazione col siero che avevo messo precedentemente. Ora devo decidere se provare a salvare qualcosa o lavarmi la faccia. Sono riuscita a salvare qualcosa. Il colore mi sembra perfetto per me, cosa che non sembra in video. Sembra tipo Casper, ma penso che siano le luci e la luce naturale davanti alla finestra in questo momento. Allora, con la spugnetta si stende veramente molto bene, mi piace. Il trucco c'è, ma non si vede. Mi ha coperto anche i peccati di famiglia. Ha coperto tutta la tristezza della mia vita, non si vede più niente, la pelle è perfezionata al mille per mille. E con la spugnetta mi sembra un buon metodo per applicarlo. Sarei curiosa la prossima volta di usare dita, pennelli e vedere un pochino come cambia l'effetto. Non si vedono pelli. È matte, sì, però riesco a intravedere un certo glow appena appena, che comunque a me fa piacere perché dà volumi e tridimensionalità al viso. Mi è piaciuto tantissimo. Purtroppo la base ha spallinato, devo un attimo testare meglio la preparazione della pelle prima di darci il fondotinta sopra e capire qual è stato il problema. Sono veramente molto impressionata, molto impressionata. Questo ha tutta l'aria di essere un valido sostituto del mio primo amore. Proseguiamo appena con un velo di correttore, sotto l'occhiaia, un velo perché ho il contorno occhi molto secco e segnato e se ci metto troppo fondotinta si rischia di evidenziare ancora di più il problema. Questo è il Born This Way di Too Faced. Ne metto poco, 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 proprio un accenno all'interno dell'angolo dell'occhio e all'esterno per dare un effetto liftante allo sguardo. Così, vedete, si percepisce subito lo sguardo spinto verso l'alto. Prima di fare qualsiasi altra cosa, devo assolutamente settare il correttore sotto l'occhio, poi al resto del viso ci pensiamo dopo. E uso la cipria di Hourglass Ambient, che è molto illuminante. Quindi un velo sotto l'occhio, giusto per fissare e non far andare i prodotti nelle pieghe. Adesso voglio provare a fare contouring nella zona dello zigomo con il campioncino del nuovo fondotinta di Rare Beauty, che mi è stato inviato sempre insieme al mio ordine, e voglio utilizzare questo colore qui scuro che è il 450N. Penso che la mia poca fiducia, nei confronti della vita traspaia in questo video. Vado giusto qui, pochissimo. E sfumo con la spugnetta. Sfumabilissimo, bello pigmentato, effetto matte. Mi piace sempre fare una base in crema prima di dare le polveri sopra, cipria, blush, bronzer, così da avere un make-up a lunga tenuta. Proseguiamo dando un velo di cipria, uso sempre la Hourglass su tutto il viso. Cipria molto leggera, molto luminosa, non è roba con cui fare baking. Molto bene, vado a fare le sopracciglia, le definisco e le riempio con Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade, un pennellino angolato e le pettinerò usando il brow setter di Benefit. Dopodiché vado a mettere il blush in crema e voglio usare sempre questi campioncini di Rare Beauty. Questo è il Blush and Glow. Da quanto capisco, i primi due sono dei blush e questi altri due sono degli illuminanti molto pearlescenti. Io oggi voglio usare questo,
che è un soft pink joy, si chiama. Stessa tecnica di prima, vado prima col dito nella parte alta dello zigomo e con una spugnetta vado a sfumarlo. Allora, questi prodotti di Wear Beauty si fissano subito appena vado ad appoggiarli con il dito, quindi mi sembra una robina a lunga tenuta, però poi si sfuma abbastanza bene tutto sommato, dai. Il colore è molto bello, fa subito salute. Mega pigmentato, quindi attenzione. Pensavo fosse un pochino più sheer, un pochino più glowy, però il colore è molto bello, la pigmentazione è ottima e si sfuma tutto sommato abbastanza bene. Vado a riprendere un attimo il contouring con una terra in polvere, questo è lo Skin Bronzing di Nabla, e lo metto anche un po' su fronte e mento. Si era un pochino perso nei vari passaggi. Vado anche a fare i contorni del naso per assottigliarlo. Oddio, non è che abbia bisogno di assottigliare, però mi piace l'effetto. Lati del naso e punta. Allora, con l'illuminante andremo invece una volta completato. Cioè, a me qua mi sta però facendo uno schifo questi campioncini. Allora, dicevo, con l'illuminante andremo dopo una volta finito il look occhi e andiamo subito al sodo. Lei, non vedevo l'ora di provarla. Eccola qua. Se vi piacciono i nude come me starete morendo. Io stavo cercando un upgrade della palette Naked Basics di Urban Decay, con cui ho fatto tutto, occhi, sculpting, tutto, la usavo veramente per tutto, occhi, viso, ombreggiature, veramente per tutto, però volevo un attimo alzare l'asticella e passare a una palette un pochino più, a una palette che mi offrisse qualche altro ombretto, e questa pare che gli ombretti si sfumino da soli, siano puro burro, che si fissino perfettamente, lo consigliano anche per chi è alle prime armi, quindi non ha molta manualità con le sfumature perché questi scorrono da sé. Insomma, sono felicissima qualora potessi sostituirla con la Naked Basics. Io non sono per i look occhi estremi, mi piace sempre restare in una zona di comfort, di naturalezza, mi piacciono molto i trucchi nude, intensi anche per l'amor di Dio, però tutti questi toni del nude a me fanno impazzire. Non vedo l'ora di cominciare, non so dove voglio andare, non ho pensato a un look occhi già definito, lo vediamo insieme in corso d'opera. Allora, vado con questo color caramello e un pennellino da sfumatura adagio, vado leggermente sopra la piega. Sì, ragazzi, si sfumano da sé, molto molto pigmentato, alta sfumabilità insieme ad alta pigmentazione, combo super. Adesso andiamo con questo marrone più scuro e un pennellino sempre da sfumatura ma un pochino più piccolo, e andiamo a intensificare l'angolo esterno dell'occhio. Cioè, nessun fallout, non mi sporco. Bello anche questo.
li tocchi e scivolano da soli. Sfumo un pochino meglio i contorni di questa ombreggiatura, solo i contorni però. Sfumo anche un attimo verso la piega, cercando di tenermi sempre all'esterno però. Cioè, quanto ci ho messo? Un minuto? Li ho appena toccati. Questi si lavorano da soli. Andiamo pian pianino a intensificare usando il nero e un pennellino piatto o angolato, e andiamo a intensificare l'angolo esterno dell'occhio ancora, però cominciando a fare una leggera codina mod eyeliner verso l'alto. Anche il nero si conferma bello pigmentato, sfumabilissimo, non fa fallout, non fa chiazze, e l'ombretto è sempre il colore in una palette di ombretti un po' più ostico come qualità. Vado a sfumare un po' con questo marroncino più chiaro. Usarlo un po' come una sorta di colore di transizione, diciamo. Bellissimo. È burro. Questi ombretti sono burro. Poi prendo il più chiaro e vado a metterlo nell'arcata sopraccigliare. E nella parte interna della palpebra, per riportare un po' di luminosità in questa zona. Riprendo il marrone scuro e vado a sfumarlo nella parte inferiore dell'occhio per dare più profondità e dimensione allo sguardo. Stiamo facendo uno smokey eyes un pochino più strutturato rispetto agli altri video. Con un pennello da sfumatura più ampio vado a sfumare tutto quanto. Cupid Zero nella rima inferiore. E naturalmente mascara. E illuminante a piovere. E questo è il look finito. Veniamo a noi, iniziamo a parlare un pochino insieme e a fare qualche considerazione sui prodotti che abbiamo utilizzato. Allora, la Magic Cream di Charlotte Tilbury, secondo me non l'ho capita bene oggi. Devo riprovarla e contestualizzarla un po' meglio, perché le recensioni sono troppo buone di questo prodotto. Io non vorrei che avesse spallinato perché ha fatto reazione con il siero all'acido ialuronico che avevo applicato sotto prima, quindi voglio fare una serie di prove, voglio fare una serie di tentativi e dare un'altra chance. Il fondotinta L'Airbrush Flawless Foundation non ha bisogno di presentazioni, c'è molto poco da dire. Se volete un effetto
di perfezione sulla vostra pelle e volete coprire qualsiasi onta, qualsiasi peccato della vostra vita, questo è un prodotto che vi suggerisco di provare, di utilizzare, di farvi dare un campioncino e testare. La prossima volta vorrei provare qualche tecnica di applicazione diversa. Oggi l'abbiamo applicato con la spugnetta, però vorrei provare col pennello, con le dita per vedere un pochino come si comporta, ma sono certa che la prossima volta, come base skincare, voglio qualcosa di un pochino più idratante, nutriente e strutturato, perché sul mio tipo di pelle, secondo me, questo prodotto, che ha un effetto comunque prevalentemente ad alta coprenza e matte, rende meglio se sotto trova una base bella preparata, bella idratata, che in questo periodo ne ho tanto bisogno. Questo è un ottimo candidato per sostituire il mio fondotinta preferito della vita, che era appunto lo Star di Dior. Per certi versi ci somiglia molto, effetto a lunga tenuta, il colore è perfetto, è molto bello. Ha perfezionato tutto il volto. Questo è uno dei prodotti di oggi che veramente ha fatto il look. Campioncini di Rare Beauty, non posso dire niente del fondotinta, ho utilizzato solo quello scuro per ombreggiare un pochettino la zona dello zigomo. Molto belli invece i blush, di cui avevo già sentito parlare molto bene, super pigmentati, si sfumano abbastanza bene. Da un blush liquido o comunque in crema mi aspetterei un effetto un pochino più glowy, più dewy, un effetto più tridimensionale, cosa che non ho visto particolarmente in questo blush, e generalmente se voglio ottenere un effetto piuttosto matte non vado su un blush in crema, ma vado sul classico blush in polvere, ecco. Comunque da tenere in considerazione, molto belli. Le prossime volte voglio provare le altre colorazioni che mi hanno mandato nei campioncini, perché sono più pearlescenti, quindi voglio provare a utilizzarli come illuminante. Veniamo al pezzo forte, che è la palette The Super Nudes. È una bellissima palette se vi piacciono i colori nude. Se come me non avete tantissime palette colorate perché non è il vostro, se la vostra comfort zone è questa scala di colori, appunto naturale nude, vale la pena l'investimento. Costa un bel po', io l'ho presa con un forte sconto, ho aspettato di trovare un forte sconto prima di comprarla. Ombretti di altissima qualità, burro, si sfumano da soli alla perfezione, anche se non siete granché capaci di fare un look occhi strutturato. Io ci ho messo veramente 5 minuti a fare uno smokey abbastanza di livello, secondo me, perché l'ho fatto in fretta e furia. Bella, questa è una palette da avere veramente nella trousse, nel proprio kit, perché è universale, la si può utilizzare in combo con tantissimi altri prodotti, si può usare per tantissimi tipi diversi di look, perché alla fine questi sono colori abbastanza di base, abbastanza versatili, per cui questa direi che è la mia nuova palette nude preferita. Sono molto contenta dell'investimento che ho fatto. Fatemi sapere un pochino se vi è piaciuto questo look, che cosa ne pensate dell'applicazione di questi prodotti che abbiamo provato insieme, se vi ha colpito qualcosa o se avete domande, se qualcosa non è chiaro. Vi aspetto giù nei commenti in questo caso. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, per avermi tenuto compagnia in questa sorta di get ready with me e proviamo cose nuove insieme. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdervi i miei prossimi contenuti. Ci vediamo la prossima volta per un nuovo video.